Ecco qui il tecnico del Pescara, Bepi Pillon, assalto fallito al primo posto a Padova con quel finale rocambolesco, oggi grandissima partita dei biancazzurri, primo posto in classifica, diciamo subito mister, forse non si aspettava neanche lei quest'estate di vedere la sua squadra in testa dopo 7 giornate. No, però abbiamo lavorato bene, da quest'estate in poi la squadra è sempre stata sul pezzo, ha lavorato alla grande e adesso pian piano si cominciano a vedere anche i frutti del lavoro che abbiamo fatto insieme al mio staff, insieme ai miei tutti quelli che collaborano con me, che mi danno una grande mano, c'è un grande spirito di gruppo anche all'interno dello staff, perciò questo è molto importante. E i ragazzi si stanno esprimendo alla grande, anche dopo Padova. Io avevo detto che per me è stata una grandissima prestazione, macchiata solo da 5 minuti di follia, però questo non toglie nulla a quello che avevamo fatto. E oggi hanno ripetuto una grande prestazione, perciò bravi loro, sono stati bravissimi e sono molto contento per loro. Avevate giocato la gara di Padova il giorno dopo per via della pioggia, avevate oggi un giorno in meno di riposo rispetto a Benevento, ma in campo abbiamo visto una squadra correre per 90 minuti. Sì, noi... Penso che abbia fatto un grande lavoro quest'estate insieme al professor Tafuro, che è il mio preparatore, insieme a Jacopo, sicché penso che abbiamo una grande base di lavoro, però dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, martellare tutti i giorni, cercare di migliorare tutti i giorni, essere umili, perché se alziamo un po' la testa è un guaio, perciò siamo contenti del primato, però vogliamo bassi. Cosa significa aver fatto tirare una volta in porta in 90 minuti il Benevento, che è la corazzata del campionato? Significa che abbiamo fatto una grandissima partita, compatti, uniti, abbiamo concesso pochissimo a loro, su una punizione che non c'era neanche, su un fallo precedente che l'arbitro è stato molto indulgente, non mi è piaciuto in quelle scelte che ha fatto, e abbiamo preso gol. Grande reazione di squadra, però, che dopo subito di carattere ha voluto far subito gol, ha voluto rimettere la partita nei binari giusti, come era giusto che fosse visto la prestazione della squadra. Ultimissima domanda, come gestire il primato con la sosta? Lavorare, c'è solo un modo di lavorare, mettere benzina adesso in questa settimana che abbiamo la possibilità di lavorare, recuperare qualche infortunato, rimetterci in carreggiata, perché la strada è molto lunga e sarà sempre molto più difficile, perciò dobbiamo prepararci bene, con grande umiltà, come stiamo facendo adesso. Grazie al tecnico del Pescara Pillon.